Cari amiche, cari amici di Triste Caffè, un benvenuti a tutti dalla Palestra California in Viale D'Annunzio 53. Continua il nostro ciclo di dirette in forma con Triste Caffè, ovviamente con noi il padrone di casa, Ricky Ramazzina. Benvenuto Ricky. Buonasera a tutti, ciao. Seconda puntata del format, quarta totale, perché le prime due sono fatte un po' di presentazione, no? per addentrarci al meglio in questo ciclo di puntate che ci accompagneranno poi per le prossime settimane. Certo. Quindi benvenuto Ricky. Grazie. Vicino a te ormai un'amica di Triste Caffè, bentornata Alice. Grazie, ciao Alice, ciao. Ti abbiamo già ritrovato nella puntata di Abbiamo Sguardo, se non ricordo male, con cui abbiamo poi dialogato con te sulla tua futura attività di professionista, e oggi appunto ti ritroveremo all'opera, per cui insomma sei nelle abilissime mani di lì che sicuramente ti porterà a conseguire importanti risultati. Abbiamo detto quarta puntata, dopo Roiano, Via Bello Sguardo, San Giovanni, oggi siamo qui per l'annunzio e poi mancherà Porto San Rocco, certo, per completare il giro del tour delle cinque sedi. Come dicevo già l'altra volta, un po' provocando Ricky in attesa della sesta, no? Sì. Così iniziamo come abbiamo concluso la precedente puntata, tutta la novena. Progetti futuri. Ricky, oggi diciamo, abbiamo detto, dorsali. Facciamo i dorsali e poi facciamo i bicipiti. Ecco, prima di iniziare come l'altra volta, certo, diciamo, diamo una breve descrizione. Allora, mettiamo Alice verso la telecamera. L'altra volta ci siamo dedicati alle spalle, oggi faremo la parte bassa della schiena, che sono il dorso, e la parte centrale, che fa parte sempre del dorsale. Poi, finito questo allenamento dei dorsali, ci dedicheremo ai bicipiti, che è la parte davanti del braccio. Quindi iniziamo appunto a dedicarsi al braccio, quindi qua, scendiamo sempre di più. Perfetto. Oggi faremo un allenamento strettamente femminile. Come l'altra volta. Certo. Allora iniziamo il primo esercizio e passiamo alla lat machine al petto, sia per riscaldamento che poi sarà fatto come esercizio. I carichi non hanno nessuna importanza, come dicevo l'altra volta. Prego Alice. Allungati bene, allungati possibile, fino al petto, sopra il petto. Ecco, questa è l'esecuzione perfetta della nostra lise dell'esercizio. È un po' più lenta, massima distensione e massima contrazione. Mi sposto un attimo i capelli così le persone possono vedere il lavoro del dorsale. Perfetto, Alice. Puoi affrontare. Questo è il primo esercizio. Questo esercizio naturalmente verrà rifatto per 4 serie, ma noi proseguiamo, visto i tempi, l'allenamento. Dopo questo esercizio passiamo a una macchina che è detta convergente. In pratica crea la convergenza della schiena verso l'esterno. Gli mettiamo un po' di carico. Adesso non si vedeva, ma la respirazione va sempre fatta sotto lo sforzo, quindi lei espirava quando aveva il massimo dello sforzo, quindi quando tirava verso il basso. Passiamo a un esercizio detto di spessore della schiena, quindi adesso faceva ampiezza, adesso faremo un po' di spessore e lo facciamo sul pulley. Che differenza c'è? Cioè, l'ampiezza è la vide muscolare che tu vedi negli atleti.
invece lo spessore è proprio la massa muscolare nello spessore della schiena. Quindi sono tutti due importanti al stesso livello? Comandi. Sono tutti due importanti? Certo, assolutamente. Prego, dici. Prima era pesante. Magari se vuoi riprendere il movimento puoi venire anche da questa parte. Ecco, tieni il più possibile verso in avanti, ancora un pochino Alice. Brava. La respirazione, fai vedere come respiri. Quando vai su butti fuori. Ecco, accentra per pubblico la respirazione e vai un po' più lenta. Allungati, 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 bravo. Come vedete, passo davanti, scusate. Quando si allunga rimani giù, il dorsale viene portato verso l'esterno e comunque lavora nella trazione e fa lo spessore. Perfetto, bravissimo. Fanno ancora un paio. Grazie Alice. Proseguiamo l'allenamento con un rematore manubri. E andiamo verso la sala manubri. E direi, Ricky, mentre andiamo, due chiacchiere sulla palestra, no? Come sempre. Allora, abbiamo detto 5 sedi dislocate in giro per la città. Sì. Quindi ricordiamo Royano. Royano, via Raffaele Sanzio. Sì. Royano, via dei Giacinti. San Giovanni, via Raffaele Sanzio. Via Bello Sguardo. Porto San Rocco. Ci e viale D'Annunzio, dove siamo qua. Perfetto. E come stanno procedendo gli allenamenti? So che è un periodo particolarmente intenso, no? Sì, in questo momento. Sì, in questo momento diciamo che gli agonisti preparano la stagione invernale per le gare. E quando iniziano più o meno? E diciamo dal prossimo mese, da metà del prossimo mese. Poi ci sarà la pausa di Natale e poi in genere tutti gli atleti e anche le persone che vogliono mettersi in forma iniziano con metà gennaio e proseguono verso la primavera per la famosa prova costume. Perfetto, poi comunque per Natale poi avremo modo poi di parlare. In genere i clienti in California sono sempre in forma. Prego, comunque. Palestra enorme questa, Questa è l'ultima palestra che abbiamo creato. E non, cioè ha 4 anni. Allora, ci sono due versioni di mattone. L'Alice adesso vi mostra tutti e due i modi di fare il rematore. Prima con il ginocchio appoggiato, sarebbe meglio con l'altro bracino così ti... Ecco. La respirazione, brava, allungati bene fino in basso. Bravissimo. Questo è un esercizio per eseguito perfettamente, si potrebbe fare anche con una rotazione. Ecco, da qua a qua. Questo è il completo. Brava Alice. E se... Ok, fermati un attimo. Se qualcuno vorrebbe caricare un po' di più e avere un po' più di margine, diciamo, e per mettere un po' più chili con più forza, lavorare con più forza, lo può fare in piedi, che adesso lei vi mostra appoggiata in alto come eseguire l'esercizio. In genere questo appoggio viene adottato anche nel settore maschile perché gli permette di caricare un po' di più. Brava. Alice in genere è molto brava, ma ogni tanto inizia a correre con l'esercizio e esegue un po' velocemente. Adesso facciamo ancora un esercizio che mi è venuto in mente in questo momento. Facciamo il pullover braccia tese. Lo conosci Alice? Sì. Con questi chili ti vanno bene? Distenditi. Allora, quando riguarda i dorsali, una cosa importante, la testa deve rimanere fuori dalla panca, quindi lei deve scendere un po' indietro, perfetto,
ma non voleva impugnarti in questa maniera qua, perfettamente. E adesso scendi più in giù possibile, allunga qui, sali e per te sali puoi fermarti qua. Perché questo esercizio fatto in con dei metodi particolari diversi si può fare per il tempo. Bravissima. Brava. Fanno ancora un paio così. Tutti spero che lo faranno correttamente. Anche chi non si allena alle palestre California. Grazie Alice. Lo prendo io. Grazie. Arrivati a questo punto, con i dorsali, in sequenza passiamo ai bicipiti, anche perché allenando i dorsali abbiamo preparato in questo momento e riscaldato i bicipiti, perché abbiamo adoperato comunque il bicipite per fare questi esercizi. Quindi io direi di fare un manubrio alternato per i bicipiti, con questi chinetti bellissimi che sono qua. Oggi sei più forte o più debole? Ok. Prova a vedere. Ok, fai così. Mettiti accanto che... Okay. No, sia... Mettiti là, che ti prende lui frontalmente. Brava, chiudi bene. Chiudi bene, un po' più in alto così. Perfetto. Bravissimo. Fammi un paio. Perfetta esecuzione dell'esercizio. Questo si chiama bicipite alternato. Adesso adoperiamo una macchina per i bicipiti, che è la macchina Scott. Questo esercizio, la panca Scott, è stato dato questo nome perché c'era un famoso campione degli anni 80-70 che ha creato questo esercizio. È un esercizio dei bicipiti totalmente di isolamento. Quindi tra 20 anni magari ci sarà anche una panca alla mattina? C'è qualche attrezzo con il mio nome, che ho dato in giro per il mondo. Ma non ambisco. Allora, questa è la macchina, si chiama panca Scott, mostro io l'esecuzione per primo. In questo modo il bicipite viene totalmente isolato, non si può rubare in nessuna maniera. Questa è la chiusura, ispirazione, così da inizio mostrerà questo esercizio. Con questo esercizio si crea proprio si lavora molto la punta del bicipite, quindi viene proprio isolato a sé, la famosa pallina da bodybuilder o da muscolo si fa con questo esercizio qua. Respirazione, bravissima. Perfetto. Puoi appoggiare. Questo allenamento, se fosse stato nei tempi e nella normalità di un allenamento, una ragazza avrebbe perso quasi un'oretta e avrebbe completato la sua sessione giornaliera. Naturalmente dipende dai casi, vicino a questo allenamento si potrebbe abbinare ancora questi 30 minuti di cardio, o tappeto, o cicletto, o scala, o lo step, e poi la ragazza è libera di potersi divertire, creando una forma.
questo tipo di esercizi una volta per settimana di più, quanto consigli? Allora dipende sempre dal tipo di persona che abbiamo di fronte. Lei che è un atleta divide un po' i muscoli giornalmente da giorno a giorno, però questi esercizi vanno rapportati anche per una persona senza nessun interesse, ma solo per il benessere, magari si fa un circuito, ci sono dei programmi di allenamento che uno può anche lavorare a tutte le parti del corpo ogni volta che viene, però naturalmente non è la persona che viene ogni giorno, le persone che vengono due o tre settimane lavorano più su tutte le parti del corpo. Qui pensavi dipende dall'età, no? Cioè ovviamente dall'età, dall'età, dall'interesse, dal fine dove vuoi arrivare, se è in preparazione per qualche altro tipo di sport, se fa una ginnastica professionistica, se prepara non so, adesso inizia molto, tutti si preoccupano della stagione dello sci, se vengono in palestra e preparano le gambe, sicuramente con certi esercizi a fondo che comunque le allenano, sicuramente la prima domenica che vanno a sciare non ritornano a lunedì distrutti che non sanno nemmeno dove mettere i piedi. Perché bisogna abituarsi, no? Certo, ma la preparazione in palestra è la base per ogni tipo di sport, quindi... Assolutamente. La preparazione atletica. Assolutamente. Cioè, sembra uno sport secondario, in realtà ormai è diventata la base. Noi nelle nostre palestre ospitiamo un sacco di squadre, di pallavolo, di pallamano, pallacanestro, le più squadre di palestra comunque si allenava sempre da noi. Quindi è innegabile che la sala pesi è la base di ogni sport. Alice, come stanno procedendo gli allenamenti? Sei soddisfatta? Sì, sì, sì. Stai rispettando la tabella di marcia che ti hai data? Sì, adesso ho cominciato un nuovo programma di allenamento e va tutto a posto. Che è un nuovo programma, quindi più sportivo, più tecnico? Sì. Sì, sì. E a livello alimentare come siamo messi? Perfetto, mi sono abituata e tutto buono. Quindi niente più Nutella, cioccolate, dolci? No, niente. Ma però quando arriverà il Natale farà anche lei qualche bel... Pensiamo di Torone, glielo consigli? Sai, no, nel senso che un atleta, secondo me, deve prendersi anche delle sensazioni e delle libertà, non può essere sempre... Molto spartano. Dopo è chiaro, più il livello di professionista si alza, più uno deve essere professionale. Però non vediamo l'alimentazione come una pena, cioè anche mangiare correttamente può essere anche un piacere. Anche perché un'alimentazione corretta sicuramente ti porta a vivere meglio, vivere più attivo, più a lungo, ma anche al mattino ti svegli con una marcia in più. Si possono avere tante voglie, ad esempio io sono un appassionato della Nutella. Ecco. Insomma, l'abbiamo detto. Insomma, benissimo, magari la Ferrero ci dà una confezione installata in Nutella, ecco. Sì. Perfetto, allora approfitto anche proprio che dicevi per appunto dei nostri amici che dedicheremo una puntata specifica sulla preparazione allo sci. Certo. Che è fondamentale questo. Ma io volevo chiedere se magari la prossima volta dedichiamo diamo uno spoiler in diretta da Ricky. Faremo una puntata più sul maschile, magari con qualche peso tosto da far vedere un atleta come si allena veramente con qualche peso veramente. Hai già l'idea magari? Sì, però magari li comunicheremo in un piccolo, il solito articolo di presentazione. Sì, o faremo, non so, magari alleneremo le gambe. Perfetto. Con l'atleta giusto e vedremo un po'. Perfetto Ricky, quindi seconda puntata, la prima archivio, prossimo mercoledì credo sia per 18, continueremo questo ciclo che ho visto, i numeri sono incredibili, tantissimo entusiasmo grazie. Grazie Ricky, buon lavoro, grazie, a voi. Grazie Alice, ci ritroveremo penso fra 2 settimane, certo. Tutto, no? Quindi a meno che non vieni così anche tu, magari tra un esercizio di maschio e l'altro magari inseriamo Alice. Sì, forse la faremo venire anche il giorno 18. Perfetto, tu al 25? Al 25. E per oggi il 18? Scusami. San Luca oggi peraltro. San Luca. Il 25. Grazie a tutti, ricordiamo che siamo in gara del 53, Palestra California. Grazie Ricky, grazie Mattia che ci ha seguito dietro le quinte. Alice, buon proseguimento di studio, di lavoro, di allenamenti e ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao, buonasera a tutti.